Allora, quale film, serie TV hai visto in quarantena che ti è piaciuta e a cosa ti ha insegnato? Allora, la serie TV, spero che vada bene, La Casa di Carta mi è piaciuta molto come serie TV, che prima non la seguivo, ora l'ho iniziata a seguire, soprattutto la stagione 4. E cosa ti ha insegnato? Mi ha insegnato che come il professore ha previsto tutte le mosse che potrebbero fare i poliziotti nella rapina. E in questo momento, soprattutto ora che c'è il coronavirus, i medici per prevenire quello che accadrebbe alle persone li fa stare a casa appunto per evitare che si ammalino tra loro. La persona con cui ho legato di più in questo periodo probabilmente è mia sorella. Infatti, se prima non passavamo tanto tempo insieme, adesso tutte le sere passiamo insieme a guardare un film o magari una serie TV e è bello che abbiamo ripreso i rapporti. Io durante le video lezioni o mangio tantissimo mentre spiegano oppure cambio scheda e inizio a giocare a qualche gioco online, così per divertirmi. Credo che la cosa che mi preoccupa di più in questo momento è la salute dei più anziani, cioè anche le persone più a rischio, ma comunque la salute in generale di tutti. Quello che sto apprezzando di più della quarantena è che c'è più tempo per stare con la famiglia e c'è più tempo per fare le proprie cose. Io nel mio tempo libero suono il sassofono, leggo, gioco ai videogiochi e corro, mi alleno, continuo ad allenarmi perché qui fianco a casa c'ho una zona dove posso correre. Proprio molto vicino e basta. Ok, siamo qui pronti a buttare la nostra spazzatura. Questo di detto, da qui. Complicato, nessuno ci sta osservando, sennò poi mi picchiano male. Ok. Beh, dai, quasi. Bellissimo. Schifo. È l'umido. Che lezzo. Lo conosco. Vabbè. Fatto. Lezione alle 9 e finisco all'una. Poi pranzo e di solito alle 2 gioco con le mie sorelle a biliardino o vediamo un film. Subito dopo mi metto a fare i compiti. Poi alla sera ceniamo e dopo vediamo un film e dopo andiamo a letto. Questa è la mia giornata tipo. Piede. Giù. Brava.